Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Wolfenstein 2 The New Colossus. Allora gente, nell'ultima puntata, che tra l'altro per l'ennesima volta è stata lunghissima e me ne scuso, anche se qualcuno sembra gradirle le puntate così lunghe, ma io no, preferisco mantenerle intorno ai 20 minuti. Ogni tanto però succede, come nella puntata scorsa, che ne dura praticamente il doppio. Dicevo, nonostante questo, abbiamo vissuto una puntata abbastanza ricca di tante belle cosine e in questo momento ci ritroviamo in mezzo a un vero e proprio casino. Siamo arrivati con il treno locomotiva a razzo direttamente all'interno della base dove dovremo lanciare la bomba atomica ed è pieno di nemici. Proprio appena aperta la porta mi si è presentato uno dei soliti robottoni del cavolo. Quindi continuiamo un po' che adesso ci sarà da sparare, un bel po'. Vediamo, guardiamoci intorno prima. Io quasi quasi vado a prendergli l'arma. Sì, grazie. Mi piace. Allora, andiamo verso il... Oh, molto bene. Molto bene. Bella ricaricozza di cose. Vabbè, questa però è utile, sì. Dove cavolo? Ah, non mi ero manco accorto che ci fosse quella porta. Cavolo. Devo stare più attento, più guardingo. Grazie, grazie. Cibo. C'ho un sacco di sovraccarico di salute, ma... Wow, bastardo. Giù, vai giù. Ok, però il problema è che sono a metà. Ah, cavolo. Ho l'impressione che ne salteranno fuori molti altri. Ci fosse mica un punto di ricarica. Guarda, mica l'avevo visto, che imbecille. Eppure sapevo che c'era un tizio lì. Allora, come ci si arriva a quel punto? Da qui sembrerebbe di no. C'è la nostra bella corsetta con quest'arma pesantissima. Ma c'è sicuro qualcun altro. Salviamo. Ma dovrebbe esserci più nessuno qua. Vai, attiviamo l'ascensore. Perché ho idea che sta per succedere un macello? Di solito nei giochi... Eccolo qua! Bastardo! Wow! Orca miseria! Mi ha seccato. D'accordo. Attiviamo l'ascensore. Adesso rispuntano fuori un po'... Oh, lì c'è una bella armatura, quasi quasi. Oh, e casca su. Niente. Ma che cavolo... Come faccio? Non è chiaro. È strano però che non sia... che non sia andato giù. Vabbè, allora, una cosa che farò sicuramente sarà... dammi una bella corsetta qua, perché voglio questa armatura qui che ho visto. E mi fermo qua. Ok, è andato. Andato, un altro. Porca miseria. Oh, ok. Munizioni esaurite però. Dai, ricarica. Dai, dammi armatura, dammi cose. A posto. Perfetto, ritorniamo un po' là. Anche da qui posso tenere sott'occhio le cose. Salviamo. Arriva qualcun altro?
In realtà sì. Perfetto. C'è da qualche... Oi. Casca, maledetto. Allora, non è che per caso... Vabbè, bastardo. Non è che sia rimasta molta carica, purtroppo. Dammi i pezzi di armatura che mi serviranno. Dammi tutti i pezzi di armatura che puoi. Qui c'è, sono altre belle cose. Oh, yes! Ottimo. Ok, salvare. Sicuramente sarà ingolfato di... Bastardi. Ok, tutti belli seccati. Ok. Quanto mi piace quest'arma. Mi piace proprio. Dai, maledetti. Su. Oh. Vabbè, se non altro ho ancora abbastanza munizioni. Non voglio abbandonarla quest'arma. Oh, yes, una bella ricarica. Adesso. Adesso. È appena spuntato un sole, porca miseria. Ok. Seccato. Dove cavolo è il comandante? Vieni qua. Mi sa che è qui da qualche parte, vero? No, mi sto allontanando in realtà. Ok. Dai, su. D'accordo, salviamo ancora. Devo prendere questa abitudine. Oh, basta. Mannaggia la miseria. Ok, seccato anche quello. Sono a poco meno di metà però di carica. Ciò è male. Facciamo un po' un giretto qua. Magari c'è qualcosa di interessante. Ma sembrerebbe di no. Aspetta. Ah, era il comandante quello lassù. Molto bene. Molto bene, salviamo di nuovo. Qui ci saranno delle belle cosine. Ho bisogno di vita, ma soprattutto di armatura. È zero. Oh, perfetto, giusto giusto. Quello che mi serviva. Ah. Però non ci sono stazioni di ricarica. Non mi dispiacerebbero affatto. Pure strano che in un posto come questo non ci siano. Oh, vita, vita, grazie. Allora, esatto, io proprio questo volevo. Vita. Anche te pochissima. Ancora pochissima vita. Teniamo premuto... Ah, appunti sulle ricerche di Lutz Meyer. Leggetelo se volete. Ok. D'accordo. Va bene, abbiamo trovato un po' di cose. Oh, qui ci sono ancora proiettili per la mitragliatrice, che ormai sono secoli che non piglio più. Questi sì. Oh, armatura, ci piace. Ma potessi mica avere una di queste? No, eh? A parte che quella che ho addosso dovrebbe essere una figata. Tecnicamente parlando, molto più di quelle altre. Comunque sia. Andiamo qua. Oh, vedo ancora armatura. Molto bene. Grazie. Grazie. Benissimo. Perfetto. Sono bello carico di vita e di armature. In compenso però non sono carico di energia per questo bel cannone. Laser.
Ora la mia domanda è: dove devo andare esattamente? Cosa c'è di bello qui? Ah, vabbè, potevo risparmiarmelo. Forse devo aprire questi. Mi sa di sì. Però qui non c'è nulla. Ma dai, di tutta evidenza devo entrare qui. Però dove devo andare? Perché non... mi pare che non ci siano molte altre soluzioni. Questa è non disponibile, come immaginavo. Alle B. Mi è sfuggito qualcosa qua? In realtà sì, mi è sfuggito qualcosa qua. Perfetto. Ok, era qui. Brutto posto. Brutto posto. Quindi, vogliamo che i nazisti lascino la bomba al suo posto quando l'avrai piazzata, giusto? Beh, allora è nel reattore nucleare dell'Oberkommando che devi metterla. Così i nazisti non rileveranno le sue radiazioni, non la troveranno e non la disinnescheranno. Molto bene. Vediamo se riusciamo a essere un po' fugaci. Oh, tieni premuto per esaminare i posti di Vollard Brotz. Se volete leggetelo. Andiamo piano, va. Perché un comandante è qui vicino. Molto vicino. Uno lo voglio uccidere così. Piano. Piano, piano. Vai. Perfetto, benissimo. Adesso ce n'è un altro. Ed è dalla parte diametralmente opposta. Pensavo di raggiungerla così, ma a quanto pare no. Niente da fare. Torniamo qua. Piano, piano. Ok, codice Enigma, grazie. Andiamo circospetti, va. Nel caso. Che più nemici riusciamo a uccidere furtivamente, meglio è. Quello per esempio laggiù è di spalle. Oh, ci sono delle batterie per ricaricare questo coso. Ops. Ok, grazie. Avrei una mezza idea di aspettare che faccia il giro. Fammi pigliare queste. Grazie. Armatura ce l'ho, ce l'ho. Direi di evitare casini ulteriori. Quello lo lascio. Lo lascio perdere. Quello che vagava, dove cavolo è? Ho un sacco di vita. Eccolo. È successo esattamente quello che temevo. Adesso speriamo che non mi veda. Porca troia maledetta. Per la miseria. E insomma, è andato un po' così. Adesso sapete che vi dico. No, ho sbagliato. Ma guarda che imbecille. Vabbè, lanciamola meglio. Perfetto, benissimo. Salviamo un po' di nuovo. Voglio andare a uccidere il comandante. Una volta che uccido lui, la cosa dovrebbe andare molto più liscia. Ah, quello sta rivolto da questa parte, però. No, non è vero. Però c'è un cane malefico. Uccidiamolo subito, va. A posto. Oh! E tu? Malefico, maleficissimo.
Opla. Direi che va bene. Direi che è andata molto bene. Però quasi finito le munizioni, dannazione. Oh, grazie. Codice Enigma. È stato vaporizzato il comandante. Ottimo. Grazie, grazie. C'è qualcun altro? Davvero non c'è nessun altro? Sì, munizioni, munizioni. Mi interessa relativamente, grazie. Questo va bene. Domanda, come si apre sto affare? Ah, da lì, ok. Ci sono altri soldati? C'erano davvero solo questi? Che figata quando riesco a uccidere il comandante in tempo. Allora, salviamo e poi apriamo il reattore, che è meglio. Che secondo me saltano fuori dei mostri giganti. Senti, ma quel coso, per esempio, non si... Mi servirà in qualche maniera per ricaricare... No, eh. Nessun punto di ricarica mai. Ma com'è possibile? Guarda che c'è che non l'ho visto. Che non mi va di andare con così poche munizioni a affrontare lo scontro veramente così. Dannazione. Però a quanto pare mi tocca. Vabbè. Al massimo. D'accordo. Pronti? Sicuramente succede un macello. Super Spesh. Sto innescando la bomba adesso. Faresti meglio ad andartene da Roswell prima che salti tutto in aria. Sì, fratello, bella storia. Il mio contatto darà l'allarme tornado per evacuare la città. Trova un'uscita e allontanati dall'area. Ho quasi sgomberato il centro di controllo. Ci vediamo all'appuntamento a Galveston. Affare fatto. Ecco qua. Come ce lo sapevo. Ma lì c'è ancora... Oh! Lì c'è ancora il codice Enigma che non ho trovato. Oh, porca miseria. Ma perché? Ero quasi certo di averlo preso. Vabbè. Allora, salviamo. Oh! No, 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 no. No, 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 no. Ok, serve. Porca miseria, munizioni esaurite. Che cosa ti faccio adesso? Vabbè. Buongiorno. Ma buongiorno proprio. Purtroppo non è che ci sia molto da fare in questi casi, eh? Ok, giù. Via. Aiuto. Aiuto! Per la miseria! Come ne esco da qua? Che bordello! Mi ho salvato veramente in un punto pessimo per salvare. Ok, via. Via, via, svanire. Svanire, corri, corri. Dannazione, corri. No, no, sbagliato. Ok. Andiamo qua su, va. Grazie, questo ci sarà utile. Andiamo qua su e di qua. Quasi quasi potrei pure svignarmela così bellamente, no? Perché no? Tutto sommato. Perché sono certo che qua ci sarà un sacco di altra gente brutta. Ma questo è scarico.
Ah, non posso tornare giù da qua? Ah, devo trovare una via di fuga lì. Molto bene. Niente, io pensavo di poter fare il furbo e invece col cavolo. Col cavolo proprio. Oh. Adesso appena rimetto piede qua dentro ricomincia a spararmi il bastardo. Sicuro. Eccolo. Simpaticone. Oh! Per la miseria. Ok. È chiaro. Perfetto. Molto, molto, molto bene. Achtung an alle hochrangigen Mitglieder des Oberkommandos. Bereit machen für sofortige Evakuierung. Halten Sie sich bereit und melden Sie sich bei Ihrem Rettungsschiff. Der Start erfolgt umgehend. An alle hochrangigen Mitglieder des Oberkommandos. Bereit machen für sofortige Evakuierung. Halten Sie Ihre Papiere bereit und melden Sie sich bei Ihrem Rettungsschiff. Der Start erfolgt umgehend. Ehi. Dov'è che sta? Non lo vedo, dov'è che sta? Ah, ok. Perfetto, ho quasi finito l'armatura, dannazione. Anche i proiettili li fanno comodo. Rifacciamoci un po' un giro qua. Ma tieni premuto per esaminare. Lettera del comandante Johan, se volete leggetelo. Ok. Allora, ragazzi, come promesso però, io adesso mi fermerò grandemente e interrompiamo la puntata qua. Lo so che in casi come questo è un po' antipatico interrompere la puntata e normalmente quello che farei è cercare di continuare fino alla fine di questa zona. Però così facendo faccio delle puntate lunghissime e non mi sta tanto bene. Quindi ci salutiamo qua, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto.